Questa mattina presso l'Aula Venniti del Comune di Vasto è stato firmato l'accordo di programma relativo alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero cittadino che sorgerà in località Pozzitello su un terreno al confine con il territorio sansalvese. L'intesa è stata sottoscritta tra Regione Abruzzo, Ente Vastese e ASL Lanciano Vasto Chieti. L'opera dal costo complessivo di 150 milioni di euro più 15 per gli oneri di urbanizzazione dovrebbe essere pronta tra i 5 e i 7 anni, come ha confermato il Presidente Marco Marsilio. Realizzare un ospedale non si fa in un giorno, speriamo di non avere sorprese geologiche, di non avere ricorsi in tribunale quando ci saranno le gare e verrà assegnato un appalto importante di 150 milioni all'impresa. Speriamo che l'impresa abbia le capacità, dimostri poi le capacità manageriali, organizzative e finanziarie per portarlo a termine. Ci sono tante incognite quando si apre un'opera così importante. Nella migliore delle ipotesi speriamo fra 5 anni di poterlo davvero anche inaugurare. Soddisfatto per l'accordo raggiunto il sindaco di Vasto Francesco Menna, che ha sottolineato come il nuovo ospedale sarà un importante presidio di confine. Finalmente l'accordo di programma con lo Stato, finalmente un accordo anche col Comune per fare Foni, Acque Piovane, Marciapiedi. Devo dire che è un momento fondamentale per la nostra comunità, perché l'ospedale esistente sarà trasformato in una casa di comunità per dare proprio assistenza socio-sanitaria alle varie patologie territoriali, mentre l'ospedale sarà un ospedale di confine, quindi verso Vasto Sud, che raccoglierà soprattutto una grandissima mobilità da parte delle altre regioni, del vicino Molise, della Puglia, anche della Campania, con dei picchi d'eccellenza, speriamo, che saranno attrattivi per tutti. Proprio il comune di Vasto fungerà da stazione appaltante per i lavori di urbanizzazione della zona dove sorgerà la neostruttura ospedaliera.